secondo giorno di test. Oggi ci concentreremo su livelli di assistenza preparati alle mie esigenze. Ecco, abbiamo consumato la prima tacca sempre in eco, livello 1 più basso che ho impostato, per una scesa totale di 263 metri, chilometri 14 e un'ora di pedalata. Girl, I want to be with you all of the time. Vedete, sono a Monticchio, ho consumato la seconda tacca, ho fatto 20 km con 620 metri di salita, quasi sempre in eco e a bassa intensità, quindi in sostanza secondo un calcolo spanometrico ho circa 1500 metri di salita totale prima di finire la batteria, con il mio peso, con il mio ritmo e con comunque una gomma posteriore che è la DHF 3C, quindi molto morbida, quindi magari con una gomma più scorrevole si riesce a fare qualcosina di più. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never.
Allora, reso conto del secondo giro con la mia nuova Bullitt alla ricerca dell'autonomia. Il primo livello su assistenza molto bassa, alla ricerca proprio della distanza, e devo dire che praticamente ho girato prettamente in eco, facendo più o meno lo sforzo che facevo con l'altra bicicletta. Allora, a fronte di quasi 40 km e 900 metri di salita, 3 ore, ecco qua, siamo sulla terza tacca. Ovviamente la terza tacca non corrisponde al 60%, siamo più vicino al 40% verosimilmente, però considerando che con quell'altra, con la stessa distanza e difficoltà, arrivavo a casa praticamente senza batteria, qui abbiamo un buon 40% abbondante, quindi tanta roba direi, tanta roba, veramente.